Allora, buonasera a tutti, siamo qua nel cuore del centro storico di Bisacquino. Allora facciamo un giro panoramico. Cominciamo dalla via Colca. Vedete, sono belle queste due scalinate, una a destra e un'altra a sinistra. Qua c'è il famoso arco. Questo arco è un arco, possiamo dire, che sembra saraceno, perché se sapete che quando gli arabi vennero a Bisacquino, per una caratteristica di alcuni archi si può dire che non erano né sunniti, ma erano i baiditi, che è un'organizzazione, cioè una setta, una religione più piccola rispetto a quelle due grandi, cioè sempre la religione musulmana. Gli baiditi, così come religione di Stato, in Oman e poi in Gardaia, Gardaia che sarebbe in Algeria, dove c'è il deserto, cioè vicino al deserto. E vi è a Gardaia, che è la città più importante degli Ibaditi in Algeria. Vi è un arco uguale, identico a questo. Vediamo qualche giorno di poterlo mettere. Ora, da qui vedremo un piccolo portinetto che meriterebbe di essere ripristinato, ristrutturato, perché è un po' in stato di così. Quasi ci potrebbero fare tipo in estate degli incontri, ed è piccolino, ed è bello perché la caratteristica di questo piccolo cortile è che c'è la bellezza dell'arco dentro il cortile. E da qui vi è questa piccola stradina che sembrerebbe un labirinto, per questo questa stradina dovrebbe pure. L'origine doveva essere araba, perché sapete che il quartiere romano, quello più antico che c'è a Bisacquino, quello poi bizantino, si trova nella parte a valle del paese, dove abbiamo messo l'altro giorno la fotografia dell'arco di Via Florina. Invece qua siamo proprio nel cuore della zona araba. Vedete poi questa stradina che sale. Allora, adesso vi porterò a vedere il cortile più bello ebraico che c'è a Bisacquino. È veramente caratteristico. Allora, tanto per fare un po' di storia, nell'827, quindi ancora prima dell'anno 1000, gli arabi arrivarono in Sicilia, arrivarono a Bisacquino. No, a Bisacquino arrivarono nell'840, mi pare. Nell'827 arrivarono in Sicilia, sbarcarono nella zona di Marsala e ci persero molto tempo però per conquistare tutta la Sicilia, cosa che invece non invece i normanni, probabilmente perché erano così aiutati dai cristiani che si trovavano
Qui i normanni per conquistare la Sicilia ci impiegarono 30 anni, tutta la Sicilia. Anche se poi ci furono dei normanni che rimasero ci furono dei musulmani che rimasero in Sicilia e ci furono delle lotte che poi, delle guerre che poi finirono al tempo di Federico II, quando nel territorio di Bisacquino i cristiani conquistarono il castello di Battellaro e nel territorio di dove erano, c'erano i musulmani, dove si erano rifugiati i musulmani, nel territorio di Conte Sentellina, il castello di Calatamauro ed la cittadina di Entella, che poi la Rocca di Entella, dove era l'antica città greca che venne distrutta. Comunque, siccome Federico II di Svevia era possiamo dire, che era chiamato lo Supermundi perché appunto attorno a sé si circondò anche di molte belle intelligenze arabe, tra cui ad esempio l'Idrisi, vi dicevo che Federico II, così fece un accordo con i musulmani che gli diede un territorio in Campania. E i musulmani fondarono la città di Nocera. Bene, adesso siamo arrivati nel cortile ebraico. Vi accorgerete di come è bello veramente questo cortile che fa parte. Già siamo nel cuore del quartiere ebraico. Allora ci entriamo, vedete c'è questo grande arco. E quindi attraversiamo l'arco. Ed arriviamo in questo bellissimo cortile, piccolino. E facciamo andare il balzo, prendiamo. Ma nel balzo trovo tutto Bisacquino, le dico le mie coricate, ma nel balzo. E qua c'è questa casa che è particolare. Vedete che bella questa casa? Questa è una classica casa ebraica, non sappiamo se è ancora più antica. Vi accorgete della bellezza di, cioè, che è una casa diversa dalle altre perché tipo la finestra non è una finestra tipica, cioè forse è unica questa finestra bisacquina. Vedete, è bello l'arco. E poi, vabbè, la scalinata è tipica. Da che cosa si evince soprattutto che è un quartiere ebraico? Perché ogni quartiere ebraico al suo interno aveva un pozzo e qua ce n'è uno. Allora, visto che siamo nel quartiere ebraico, lo scorso anno, no, 2 anni fa o 2 o 3 anni fa, con Francesco Tulone e Bernarda Modica, abbiamo fatto un giro con un gruppo abbondante con molte persone di origine ebraica e sono rimaste entusiasmate del nostro quartiere. Gli ebrei lasciarono, vedete, qua c'è l'uscita di nuovo del cortile. Siamo in diretta qua nel cortile di via Caronna. Potete ammirare la bellezza di questo cortile dietro di me, soprattutto questa casa con l'arco. Allora, io non so se conviene andare a visitare tutto il quartiere ebraico e poi vediamo di così
di entrare nel cuore dell'acqua nuova oppure tipo di entrare direttamente all'acqua nuova. Comunque, visto che ci siamo, niente, attraversiamo l'acqua nuova, il quartiere ebraico, poi gli altri quartieri lì visiteremo un'altra volta, anche perché anche il quartiere qua nuovo è caratteristico. Qua vi faccio vedere, c'è una piccola stradina che è graziosa perché molti non l'hanno mai vista, però c'è qualche casa antica molto bella, e da qui poi saliremo dalla salita giardina. Nella salita giardina prende questo nome perché vi abitava una famiglia di Bisacquina, ancora esiste la famiglia Giardina Bisacquina, è una famiglia numerosa, ci sono vari, vedete, bella quest'angolo di Bisacquina, questo portiletto caratteristico. Allora, vi dicevo, qua abbiamo la via Pancamo. Via Pancamo, anche il cognome Pancamo è un cognome ancora. Ci sono persone che di Bisacquina portano questo cognome. La via Pancamo è conosciuta perché la famiglia Pancamo è conosciuta perché questa era Via Pancamo. La via Pancamo è conosciuta perché erano dei grandi, costruivano dei mobili antichi, tipo molto caratteristici, addirittura pure armadi. Erano degli ebanisti, dei falegnami. C'era una scuola molto importante per quanto riguarda i falegnami. Qua siamo in via Roma perché dobbiamo attraversare, anche siamo in via Roma, vediamo tre archi caratteristici, siamo sempre nel cuore questi tre archi, però vedete, qua c'è il primo arco con questa Madonna del Balzo, c'era dietro, qua c'era un altro quadro della Madonna del Balzo che è stato rubato intorno agli anni 80. Poi grazie al Liborio Marino poi ha disegnato questo nuovo bellissimo quadro della Madonna, e così la gente che passa può così salutare la Madonna del Balzo. E vedete che bella la Madonna del Balzo. E qua vediamo l'arco da lontano. Qua c'è la salita al giardino, tra poco l'attraverseremo. Qua c'è l'arco. Ora faccio vedere gli altri due archi di questo qua siamo ritornati nel cuore così delle costruzioni arabe. Qual è la caratteristica del quartiere arabo? Che ora troveremo un'altra stradina proprio stretta. Qua ci sono altri due bellissimi archi, vedete? Questo si vede che è un arco proprio arabo, perché tipo anche a Gardaia in Algeria vi è un arco simile a questo. Qualche giorno sarebbe bello organizzare un viaggio in Algeria a Gardaia a fare un gemellaggio, però vedete che bello quest'angolo di Bisacquino, questo quartiere. E qua vedete la bellezza di questo angolo. E qua c'è un altro arco, i tre archi. 1, 2 e 3. Allora, vi faccio vedere vi dicevo, un'altra piccola stradina come quella che abbiamo visto poco fa là sopra in via Colca. Vedete che sono tipiche queste stradine nel cuore del quartiere arabo. Sono piccolissime. Anche a Gardaia si trovano delle stradine piccole come queste. Allora, io adesso direi o andiamo a vedere tutto il quartiere arabo oppure andiamo all'Acqua Nuova, ma direi che
visto che ormai siamo, direi che è meglio che andiamo a vedere il quartiere arabo, perché così, e poi passeremo al quartiere cristiano, al quartiere più importante di Pisapino, dove ci sono le sorgenti. Allora, qua siamo in Corso Umberto, uno sguardo alla piazza lo diamo una volta che ci siamo, e poi ritorneremo al quartiere. Piazza Trio, conosciuta. Che adesso andiamo nel cuore del popolo delle origini di Pisapino. Quindi adesso noi attraverseremo il quartiere arabo per poi andare nel quartiere romano. Quindi qua c'è un altro arco tipico di Pisapino. Ok, adesso vedrete qualche cosa di eccezionale, probabilmente molti pisacquinesi non hanno mai visto, ma è l'angolo più bello di Pisapino. Quindi allora qua c'è un altro arco, l'arco della Grazia. E qua c'è, se la vedete, c'è un'immagine della Madonna. Ora, questa Madonna, alcuni ritengono che sia la Madonna che è stata trovata sul Monte Trione, perché questa Madonna era nascosta dietro un altro quadro. Poi ci furono negli anni 80, poi dei ladri rubarono il quadro della Cenerentola Madonna della Grazia, ma spuntò questo quadro, che hanno tentato pure di rubare, ma come sempre vedete è dipinto nella roccia. E vi è la Madonna del Balzo, non so se riuscite a vederla. Quindi non si sa questa Madonna se è quella che si trovava allora, poi al santo della Madonna del Balzo, fu portata forse a Bisacchino. Vedete che bella questa Madonna, anche se viene cioè se deve essere fatto un restauro, deve essere fatto, non so, vedete l'immagine della Madonna. La Madonna è messa, il bambino, a differenza della nostra Madonna del Balzo, è messo dall'altro lato, vedete, però per questo alcuni dicono che è la Madonna del Balzo, però che è la Madonna della Grazia, però il manto stellato è tipico della Madonna del Balzo, e anche i colori, tipo il petto rosso, dipinto di rosso, sono tipici della Madonna del Balzo. Non so se ci riuscite a vedere. Quindi questo quadro sicuramente risale al periodo in cui, anche se non è il quadro che era sulla Madonna del Balzo, comunque risale al periodo del ritrovamento, quindi intorno al 1664, della Madonna del Balzo. Ok, adesso vi dicevo, arriveremo nel posto più bello, nell'angolo più bello. Anche qui si potrebbero organizzare dei convegni per quanto riguarda dei convegni. Dicevo, si possono organizzare dei convegni. Ciao, ciao. Allora, si possono organizzare dei convegni. Allora, qua siamo nella parte più bella di Pisapino. Giriamo. Vedete? Questo convento, l'arco probabilmente è di origine araba. Sopra l'arco
è di origine araba o è di origine romana? Perché quando arriveremo poi nel quartiere romano, vi accorgerete che troveremo degli archi uguali a questi. La caratteristica degli archi romani è che sono molto alti. Infatti, basta pensare voi agli acquedotti romani, non so se ci passeremo, vedremo pure l'acquedotto romano. Gli acquedotti romani hanno questa caratteristica che sono fatti con degli archi alti, e questo è un arco alto. Però il convento, questo bellissimo convento che vedete, parte qua dall'arco, questo bellissimo convento risale al 1600. No, risale al 1745. No, intorno al 1740-45, perché fu costruito dal decano Bellini. Il decano Vincenzo Bellini è stato il primo decano di Bisacchino. Qua, perché il decano Bisacchino nacque quando fu costruita la nuova chiesa madre che abbiamo visto poco fa. E il decano Bellini, però, apparteneva a una da parte della madre, apparteneva a una delle quattro famiglie nobili di Bisacchino, che sin dal periodo, possiamo dire, dai Normanni, però più intorno al 1300, intorno al 1300 erano quattro le famiglie più importanti di Bisacchino. E poi sono nella fontana di Bisacchino, sapete, sono stampati quattro leoni, che sono gli stemmi di quattro famiglie nobili di Bisacchino. E il decano, le nobili famiglie di Bisacchino erano Bona, Placo Almerico e Placa Almerici, e poi c'erano i Florena. Ora, cioè, poi ci arriveremo nella via Florena, e si dice pure gli Ambona. Il decano Bellini quindi apparteneva da parte di madre ai Placa Almerici, ma non sappiamo se Placa o Almerici, per cui lui era la famiglia degli Almerici, quindi può darsi che la famiglia Placa era un'altra famiglia nobile di Bisacchino, per cui Bona e Ambona erano, nella trascrizione, erano la stessa cosa. E come vedete questa piazzetta che è graziosa, perché poi ci sono queste tipiche scalinate. E questo qua è. Qua vi erano. Prima sapete che tipo, generalmente, le maestranze lavoravano in dei cortili, e qua vi lavoravano i calderai, cioè quelli che facevano le pentole, i quartare, i langed. E questi calderai, o di fatti prende cortile di calderai, avevano tipo, quando si dovevano fare, si trovavano in tutto il paese, però quando dovevano fare dei grandi lavori, si riunivano tutti qui, e qui avevano la sede. Dovete considerare che la sede di ogni maestranza è sempre vicino un arco. Ecco, vedete che c'è bellissimo. Allora, attraversiamo questo arco, quindi diciamo che qua siamo nel cuore del quartiere arabo, anche se la tipicità di questo arco è così, può darsi pure che sia legato al periodo bizantino. Vedete che Angela, la tipicità del convento ha qualcosa vicino alle costruzioni bizantine. Adesso vedremo la chiesa Madonna delle Grazie, chiesa Madonna delle Grazie, che è stata costruita dalla famiglia Merici, però era una piccola chiesetta che poi il decano Bellini ingrandì. E la caratteristica di questa chiesa è che a campanile si trova in Con la chiesa, il campanile si trova in piazza. In piazza vi erano prima tre campanili: quello della Madonna dell'ospedale, quello della chiesa Maria Santissima degli Agonizzanti, conosciuta anche come la chiesa dell'ospedale.
Poi il campanile della Mano della Grazia e il campanile della Chiesa Madre, che adesso noi vedremo da qui l'orologio della Chiesa Madre. Vedete? Ora, siccome sapete che nel 1800, intorno al 1890, bisacqui, siccome tipo quando nacque lo Stato italiano, nacque perché furono. I Savoia furono, i Garibaldi furono aiutati dalle società segrete, e quindi nelle società segrete un posto rilevante aveva la massoneria. E quando poi nacque poi un contrasto tra i massoni e il clero. Per cui quando il sindaco di allora, che era un massonico, e quindi era anticlericale, anche se poi la massoneria non è che è anticlericale, però dico, il sindaco di allora era anticlericale. E quindi, allora di qua io direi che possiamo andare a vedere, non l'ha cotto il romano, è un poco lontano, quindi noi ci andiamo. Nel quartiere arabo-romano bizantino, e quindi dicevo che per quanto riguarda la torre dell'orologio, che era una torre rinascimentale, il sindaco fece mettere un orologio più grande e fece fare la torre un poco più alta per essere più alta del campanile. Qua, così come storia, in una di queste case qua che vediamo si riuniva ai tempi la banda di Vito Cacciaferro. Cioè, sapete che fu così, era così, questa banda fu conosciuta soprattutto per quando ci furono il delitto di Gioia Petrosino. Adesso qua noi ci troviamo dove ci doveva essere la chiesa primitiva cristiana, e qua noi parliamo intorno al periodo di Costantino addirittura. Quindi al 327 d.C. Perché dico questo? Perché qua c'è la Madonna della Volta. Questa è un'altra immagine della Madonna del Balzo molto antica. Perché è stata trovata una immagine disegnata dalla Madonna del Balzo, ritrovata nella diocesi di Monreale, nella biblioteca. E il bambino, se ci fate caso, nella mano non è fatta la mano precisa, per raffigurarla quanto più possibile uguale a quella. E qua vi dicevo, siamo perché anticamente i cristiani costruivano le case, costruivano le chiese, durante il martirio sottoterra. E poi difatti, e poi quando tipo poi quando ci fu con Costantino, furono con Costantino, poi la religione divenne libera cristiana, e poi con Teodosio addirittura di religione di Stato, i cristiani costruirono le case, quindi non più sottoterra, e sopra questo arco vi è la chiesa più antica di Bisacchino, la chiesa di Santa Maria degli Angeli. E di questa chiesa di Santa Maria degli Angeli ci sono dei documenti che tra l'altro ho trovato io. Questi documenti risalgono al 1200, addirittura 1180. In questi documenti
Questi documenti del 1180 ci ha messo che qua siamo dove c'è la chiesa di Santa Maria degli Angeli, si chiama chiesa del Santissimo, vedete le finestre, e ci ha messo in questi documenti ci ha messo che siccome Bisacchino faceva parte della diocesi di Agrigento prima, che si chiamava Girgenti. Agrigento ha cambiato diversi nomi, perché prima si chiamava Agragas nel periodo dei Greci, poi nel periodo dei Romani fu chiamato Agrigentum, e poi nel Medioevo prese il nome di Girgenti. Anche nel periodo arabo aveva un nome però proprio arabo, che non si avvicinava a questi nomi. Poi i normanni modificarono il nome in Girgenti e poi però ritornò ad Agrigento. Qua siamo nel cuore dei due quartieri, vi dicevo, dove nacque il paese di Bisacquino. Qua vi è il mezzo arco di Via Florena. Ecco, abbiamo questo bellissimo quartieretto, è tipica questa scalinata, vedete questa scalinata lunga? È tipica di un castello, se ci fate caso, vedete? Non è raro che viene costruita una scalinata così lunga. Ora, la caratteristica di questa scalinata è che nei castelli metà scalinata era fatta all'esterno, metà scalinata è fatta all'interno, con il muro nel mezzo. Quindi questo muro chiudeva una parte del caseggiato del castello. E poi c'è la scalinata interna che si va a ricongiungere con la scalinata esterna. Questa è una costruzione tipica. Qua entriamo nel cuore della fortezza. Perché se ci fate caso, questo è un arco grandissimo. Vedete quanto è grande qua? Cioè sono due archi, non è un arco solo. Qua c'è un arco. E qua c'è un altro arco. Quindi qua venivano messe due porte, una qua e una qua, nel periodo arabo, ma anche nel periodo qua siamo intorno. Questo è un castello tipico bizantino, cioè non siamo prima degli arabi. Poi gli arabi lo hanno utilizzato e gli hanno fatto qualche trasformazione. Questo è un castello tipico bizantino romano. Vero che più castelli, i castelli generalmente furono costruiti nel periodo bizantino, quindi parliamo intorno al 600 d.C., però che qualche cosa di romano anche in questo castello ci sia, c'è. E qua c'è la torre. La torre era una fortezza dove si mettevano i soldati all'esterno del castello. Qua c'era il ponte levatoio. Prima tutto qua era attraversato dall'acqua. Che poi l'acqua è stata ingannata, è stata portata. E qua vi dicevo, vi è la torre dove si mettono i soldati. Vedete che è protetta perché tipo c'è una porta esterna, però qua, come si alzava il ponte levatoio, non potevano, chi assaltava il castello non poteva entrare. Vediamo questi due bellissimi archi, vedete, uno e due, e la torre. Adesso andiamo a vedere, visto che ieri si guardate, dicevano che ci sono due cortili antichi di Bisacquino. Adesso andiamo a vedere l'altro cortile. Ora non sappiamo, dovremmo trovare in questi due cortili una botola. Qua non si vede, dove c'è una galleria che porta al castello di Battellaro. Castello di Battellaro, c'è questa galleria sotterranea. Per quanto riguarda, qua c'è un'altra bella scalinata, due scalinate, una qua e quella grandissima di là, che è tipo proprio tipica vi dicevo, del castello. Vedete quanto è bello Bisacquino? Vedete quanto è alta questa scalinata? È altissima. Vedete? Allora, andiamo a vedere l'altro bellissimo cortile di Via Florena, molto belli veramente i cortili. Così, per fare un po' di storia,
Dove vedete qua? Qua vi erano i locali dell'Enel. Qua abbiamo una bella immagine di quello del mondo del balzo. I locali dell'Enel furono acquistati dall'Enel quando tipo lo Stato incamerò così nacque l'energia elettrica. Perché prima là vi era un mulino, no, vi era un frantoio che macinava con un motore elettrico e vi era una ditta agli inizi del Novecento che era di proprietà del sindaco di allora, che vi dicevo. Si chiamava la ditta Langer e qua siamo nel bellissimo cortile del mercato ebraico. Vedete che ora vedete la bellezza del cortile. Ora anche qui bisogna vedere di trovare se troviamo una specie di tombino, che cosa che ci porta alla galleria, a vedere dove partiva la galleria. Questo è il cortile del mercato ebraico. Un'altra caratteristica che semmai è stato un po' modificato, anche questa scalinata, cioè, se ci fate caso, bisogna qui non si vedono delle lunghe scalinate, invece qua c'è un'altra lunga scalinata, fatta detto moderna, però vedete che alta questa scalinata, quindi in tutto il paese non trovate scalinate così lunghe, tranne che qui. Qua è stato chiuso, ma sempre siamo là, sempre nel cuore. E questa, quella casa che vedete di là, vedete? Quella casa si chiama Casa Filippone. In quella casa è stata trovata una spada che risale al periodo di Federico II. E questa spada, non so, mi pare che si dovrebbe trovare adesso al Museo Civico di Bisacchino. E qua siamo. Vedete, questi due archi. Non sono, sembrano arabi, però questi due archi hanno più una conformazione bizantina, quindi risaliranno intorno al 600 d.C., dove ho trovato dei documenti che riguardano Bisacchino nel 600 perché per quanto riguarda il convento dell'abbadia. Però probabilmente vedete, queste sono costruzioni tipiche romane più che arabe, perché sono molto alte fatte, però poi non sappiamo. Fanno parte pure del castello perché si uniscono. La caratteristica di queste case, di queste due case all'interno, è che ci sono ancora i tetti di 1000 anni fa, tipo con l'arcata. Quindi, se voi prendete un tetto, io sono entrato una volta, se voi prendete un tetto di. Se andate qua dentro, entrate in una casa araba, trovate questo tipo di tetto, ma anche tipo nelle costruzioni romane. Quindi, vedete la bellezza di questi due archi, uno e due. Metto di qua così lo vedete. Allora, uno. E la lunga terrazza, vedete? Bellissimo questo. Ora qua qua c'è un tombino per l'acqua, però non sappiamo se sia da qui che parte la galleria, ma potrebbe anche essere, perché vedete invece questa costruzione. Questa costruzione è pure araba. Ora si è stato messo così, come dicevo, la Madonna del Balzo si trova in tutto il paese. Però questo è tipico delle costruzioni arabe. Questo è quando gli arabi sono arrivati qua. Questo era nel palazzo dell'Emiro. L'Emiro fece fare questa. Vedete la scalina? Qua siamo. Anche se è tutto moderno fatto, ma siamo tutto arabo. Infatti, una volta mi vennero a trovare dei ragazzi che dovevano fare una tesi sul quartiere arabo. E sono rimasti così esterrefatti nel vedere questo quartiere, anche se tipo, ci hanno messo mani privati e tipo tutta un'abitazione privata abitata. Però sono rimasti entusiasti perché anche grazie ai privati, che bene o male hanno messo delle pezze, il quartiere è rimasto così come era. In certi posti ormai, per esempio andate a Cefalù di Ana, dove ci sono le terme, ormai ci sono solo dei ruderi, oppure il castello di Misilmeri, ormai tipo è tutto crollato, anche se tipo sono stati stanziati dei soldi per sistemarlo, però era crollato. E allora quindi abbiamo visto, là c'era dalla galleria, da
va nel castello di Cannavacavolo. Quindi abbiamo stabilito che dovrebbe trovarsi in questo cortile. Qua siamo dove è stato fondato il paese. Però invece poi nel periodo, sapete che Gregorio Magno aveva dei Papa Gregorio Magno, che visse intorno al 600 d.C., aveva dei terreni a Bisacchino e a Valle, dove c'era la badia, la ex badia. E lì ci fu il primo convento delle suore benedettine, che nacquero in Sicilia, nei suoi territori. Gregorio Magno fece costruire 5 conventi, uno a Corleone e altri 3 nelle vicinanze di uno addirittura dentro Palermo. Allora, adesso da qui abbiamo visto le costruzioni romane, il quartiere arabo, le piazze del mercato. Da qui adesso noi ci spostiamo nei cortili proprio negli archi proprio medievali, perché poi il paese venne così nel periodo poi dopo il 1200, nel periodo che il potere spirituale e temporale passò nelle mani dell'arcivescovo Conte di Monreale, la città, il paese di Bisacchino fu, possiamo dire così, ricostruito. Cioè, ricostruito nel senso di poiché furono costruite 16 chiese poi nel periodo spagnolo che chiudevano il paese. Se ci fate caso, tutte le chiese di Bisacchino si trovano tipo a circolo intorno al paese dove c'è la periferia. E quindi loro tipo fecero una specie di labirinto dove la piazza era la parte fondamentale, e questo labirinto finiva, l'unica via d'uscita era dove abbiamo visto il mezzarco, che era molto protetto, perché anche allora vi erano delle contese in Europa tra gli spagnoli, i francesi, gli inglesi. Allora, adesso andremo a vedere gli archi medievali. Per quanto riguarda gli archi medievali, dovete considerare, vi dicevo che siccome la città fu divisa in la città fu costruita così, possiamo dire, in una forma di protezione, vi erano dei luoghi dove delle porte che chiudevano, non sappiamo se chiudevano un quartiere da un altro, ma erano fatti funzionavano con 3 archi, cioè in maniera tale che tipo questo si chiama Donjon. C'erano alcuni archi dove si trovavano che chiudevano la città castello che abbiamo visto. Altri archi, questa è la via ospizio, come certe volte mettiamo. Allora, e certi archi invece che chiudevano, certi archi invece che funzionavano attraverso, poi c'erano altri archi che servivano da protezione. Questa è una via caratteristica perché è difficile da attraversare. Vedete che discesa che c'è qua? E qua ce ne andiamo a Sant'Antonio, ma noi dobbiamo andare a vedere gli archi medievali, gli archi che furono costruiti intorno al 1300. Ora vedete la bellezza di questi. Di questi archi. E vi dicevo che ogni maestranza aveva una loggia. La loggia erano tipo dei luoghi dove tipo si riunivano per fare delle riunioni, per nominare un loro priore, un loro capo, perché poi il priore nel Medioevo
partecipava all'elezione del governatore della città, elezione che però poi doveva essere approvata dall'arcivescovo di Monreale, più che dall'arcivescovo di Monreale, dal vicario foraneo di Bisacquino, che era il rappresentante del vescovo in tutta la zona. Qua siamo nel primo arco, vedete che grande questo arco medievale. E qua ci devono essere messi i soldati, venivano messi in tutti e due i lati delle protezioni, nel caso tipo probabilmente dei portoni di ferro, nel caso la città venisse occupata, quando invece tipo vedete è grandissimo. Questa è la porta grande, però poi se e qua c'è qua vi doveva essere teoricamente tipo sotto ogni arco, dicevo, ci sono 100 archi a Bisacquino, sotto ogni arco era una maestranza, la maestranza dei falegnami, dei fabbroferrai, quella più importante era quella dei muratori. E probabilmente, siccome questo è l'arco più grande che c'è a Bisacquino, probabilmente i muratori, che erano gli intagliatori, dopo nacque poi la massoneria, probabilmente avevano la sede qua, però questa mi sembra però più un arco così del Dongione, però può darsi pure perché poi quando ci furono i Savoia tutte le logge furono chiuse perché tipo vennero legalizzate e nacquero i circoli. Ora questo era il secondo arco del Dongione e questo è il primo arco, questo era fatto più piccolo in maniera tale che era più facile da proteggere perché era proprio all'esterno. Quindi, qua vedete questi due archi, uno, questi sono però medievali, uno e due quello più piccolo. Allora adesso, già è tardi, quindi si può fare buio, quindi andiamo a vedere un altro arco medievale rinascimentale in via Mancuso e poi stacchiamo. Vedete qua c'è l'ingresso del periodo medioevo, deve essere uno degli ingressi secondari del paese. Il vicario foraneo non usciva mai dagli ingressi laterali, sempre dall'ingresso principale che era quello di San Vito, che adesso diciamo quello di San Vito, che adesso andiamo a vedere, siccome già c'è buio. Vediamo se è il caso di terminare la trasmissione. Qua c'è la chiesa del Carmine. Questa chiesa non aveva una bella facciata, si deve a Padre Spada nel 1980 se l'ha resa così bella. Vedete, qua c'è il convento che è in ristrutturazione. Questo convento che è in ristrutturazione, vi dicevo, questo convento risale, le origini sono antichissime, già nel 1200 si sa che c'erano i carmelitani a Bisacquino, però questo convento risale intorno al 1000, cioè come dati, come fonti storiche sappiamo solo che già nel 1550 c'era. È un convento, è una struttura grandissima. Difatti abbiamo poche notizie, si potrebbero fare delle ricerche, perché il padre provinciale che si trova a Bisacquino, addirittura anche in Calabria, addirittura anche in Calabria aveva delle sedi. Qua è la casa. Questa casa che vedete è la casa dove nacque il venerabile Monsignor Giovanni Bacile. Il cui corpo è stato condotto
in processione al cimitero in chiesa madre. E qua vi è una tabella in ricordo del fatto che lui nacque il decano, il santo, il bisacchino, Monsignor Giovanni Bacino. Adesso noi visiteremo l'esterno, il palazzo Cantavespri. È un palazzo anche questo del periodo rinascimentale. Quindi questo palazzo è un palazzo Cantavespri, è un palazzo molto grande. Intanto, visto che siamo qua, vediamo se possiamo captare qualche cosa dell'antico convento del Carmine, visto che è in ristrutturazione. Possiamo vedere se c'è qualche cosa che possiamo riprendere dell'antico convento. Vi dicevo, risale al 1550. Cavete dei denti tetti. Qua vi era poi, durante il periodo dell'Inquisizione, si svolgevano i processi. Ma i processi dell'Inquisizione non erano di più legati a così alle streghe o agli eretici, ma di più, bisacchino, dai processi che ho trovato di quel periodo dell'Inquisizione, erano fatti, siccome sapete che con il Concilio di Trento, quindi intorno al 1500, intorno al 1113, i preti non potevano più sposarsi, e quindi c'è. Siccome tipo potevano essere dei casi di concubinato, ecco che vi erano dei processi per questo motivo. Adesso siamo vedremo il bellissimo palazzo Cantavespri, palazzo dall'esterno più bello di Bisacchino. Ecco, siamo qua nel palazzo Cantavespri. Qua abitava una nobile famiglia in questo palazzo, che adesso non ci sono più eredi, e questa nobile famiglia vi è un busto marmoreo, il ricordo di un tenente in generale, era un tenente che morì in guerra con un gesto eroico, quindi uno di questi Cantavespri. Poi questo palazzo fu donato dalla famiglia, mi pare fu donato dalla famiglia, comunque. Poi passò al municipio ed era la sede della caserma dei carabinieri. Ora, poi fu la scuola ragioneria per un periodo, essa è la sede del comando dei vigili urbani, della polizia locale. Una delle caratteristiche importanti è che, aprendo questo portone, vi è un locale grandissimo che facciamo poi i balconi. Vi è un locale grandissimo tutto aperto, tipo non diviso in stanze. E quindi abbiamo visto questo il palazzo Cantavespri. Adesso andiamo a vedere l'arco e il convento di San Vito. Vabbè, che ci siamo, poi andiamo a vedere l'arco di Via Mancusa e poi chiudiamo questa diretta nel cuore di Bisacchino. Allora, vediamo che cosa ancora di medievale. Sapete, il Medioevo comincia nel 1400, no, il Medioevo comincia nel 476 con la caduta dell'Impero Romano e finisce nel 1492 con la scoperta dell'America.
Però quello che è più bello del Medioevo è il basso Medioevo, quindi dopo l'anno 1000. Ecco, avete il bellissimo campanile, uno dei campanili più grandi di Bisacchino, quello di San Vito, la chiesa di San Vito, sin dal 1000. E qua c'è la torre rinascimentale. Questa è del comune, perché nel Medioevo, prima sapete che la vita delle persone era regolata dal suono delle campane. Poi, quando i comuni cercarono di avere una forma di indipendenza, cominciarono a costruire gli orologi da torre. Questo orologio è un orologio che fu messo, ma ce n'è uno più antico. Questo risale. La torre è antichissima. È rinascimentale. L'orologio invece, questo qua è uno un orologio fatto tipo sempre con i pesi, però che risale all'inizio del Novecento. Bisacchino è famoso per la costruzione di torri campanarie, vi è addirittura un museo dell'orologio, perché vi era una famiglia importante, la famiglia Scibetta, che costruiva questi orologi da torre. Per esempio, e qua vedete il convento di San Vito. La chiesa, vi dicevo, è del 1200, anche se poi fu ingrandita. San Vito è santo siciliano, santo siciliano. Invece, vi è un convento di suore collegine. Questo, però, le suore non arrivano a Bisacquinto, poi c'erano dei conventi prima di suore, però queste che ci sono ora furono istituite dal canonico Platanella intorno al 1700. Vedete la bellissima torre civica. E qua siamo dove dicevo io, l'arco che attraversava il vicario Forano. Il vicario Forano, sapete che durante l'Inquisizione era anche la persona pure che prendeva l'ultima decisione, in positivo però, nel decidere di salvare la vita di una persona, perché erano gli inquisitori che facevano il processo, e poi era il vicario Forano che però aveva questa possibilità quando tipo le persone andavano così a dimostrare che c'era. E qua vi è il busto, vi dicevo, di Cantavespri, questo soldato che morì in guerra. C'era scritto, non so se riusciamo a vederlo, ma comunque. E qua vi è l'arco di San Vito. E questo arco chiudeva ed è la bellezza di quest'arco, no? Quest'arco apriva i sovrani, le persone più importanti, attraversavano le vie principali. Vi dicevo che il vicario Forano attraversava solo le vie principali. Il vicario Forano sarebbe tipo un sacerdote, tipo come adesso il decano. Ancora di costruzione del decano, era un, siccome i vescovi, addirittura di Monreale nemmeno ci stavano, erano dei rappresentanti. Prendiamo per esempio la sede di Monreale, come che venivano nominati i vescovi, però a Monreale non si sentavano mai, però c'erano questi rappresentanti. Era il vicario di Bisacchino, che era vicario di Chiusa, di allora pure di Conte Sentellina, adesso poi di Chiusa Sclafani, diceva che prima si chiamava solo Chiusa. Adesso vedrete la bellezza di questa strada della salita a Rupoli, che è veramente molto bella. È una strada, non ha delle particolarità, però è graziosa da vedere. Questa è la salita a Rupoli. Vedete questa bella scalinata? Quando piove è caratteristica perché ci scende la lavina. Dove c'è questa casa in pietra, all'interno vi è una parte del convento che è lasciata antica, con delle arcate, dove è stato girato tra l'altro una delle rappresentazioni che si svolta a Bisacquino. Una ripresa di quella di Rocco Chinnici. Allora, adesso noi andiamo a vedere
Allora, adesso noi andiamo a vedere, già se quasi buio, andiamo a vedere un altro arco medievale, che è l'arco degli Amangusani. Questo è molto bello da vedere. Poi non lo so, vi potrei vedere, portare pure a vedere. Intanto vediamo qua un altro, l'arco bruno, visto che ci siamo. Poi andiamo a vedere l'arco di Via Mancuso. Anche l'arco bruno è un arco caratteristico, che generalmente voi, vedendo il bisacchino, vedono quando attraversano il corso Trione. Però che ci siamo, possiamo vedere pure un altro bellissimo palazzo. E poi, allora, questo qua è l'arco del Bruno. Vedete pure? Giriamo. Allora, andiamo a vedere. Adesso Palazzo Chipinti. E poi, così, ve l'ho promesso, quindi l'arco, il bellissimo arco di via Mancuso. Anche il Palazzo Chipinti è molto, molto bello da vedere. Questo è Palazzo Chipinti. Io ho sempre sognato che il comune lo acquistasse, il comune, per farne la sede di qualche cosa di importante, perché è veramente molto bello. I tetti sono dipinti di questo, è conservato bene, però per il nostro paese sarebbe importante avere una sede comunale qui. Vedete che bello. Qua nel centro vi era il salone delle feste, tipo quello del Cartofalco. La caratteristica è che quando si apre questo portone vi è una scala tutta in pietra, altissima, lunghissima, tutta la pietra lavorata, pietra intagliata, e la grandezza della scala è uguale a quella del portone, quindi qualche cosa di eccezionale, ed è molto alta, molto lunga. Quindi questo è il Palazzo Occhi Pinti, vedete che bello. Queste insenature che vedete servivano per i piccioni, perché c'erano i piccioni viaggiatori. Prima messaggio, andati con i piccioni. Poi vi erano le stive, vi erano le stalle, e qui invece la parte più bella era sopra. All'interno di questa casa, addirittura vi è un pozzo. È una chiesetta. Allora, siamo in diretta su con Telegione, stiamo facendo un giro per quanto riguarda il paese di Bisacquino, la parte del paese. È molto vasto, ogni tanto facciamo, vediamo se quando ce la sarà la possibilità di fare qualche camminata. Sarebbe pure bello fare, che già noi faremo tutte le chiese, sarebbe pure bello fare qualche volta tipo un giro Tori, un giro un tour assieme a tutti gli amici di Teletriona, a parlare un po' della storia del nostro paese. Allora, adesso questa, per esempio, tu vedi tutta questa casa di qua, questa casa di qua. Tutte queste case di qua sono tutte case nobiliari, e tutte case nobiliari ora sono tutte modernizzate. Tutte queste case di qua sono tutte case nobiliari, proprio sembra famiglia Ambrogiani, famiglia Bruno. Tutto questo complesso è di case nobiliari, quindi qua siamo nel cuore della parte che era la parte più ricca di Bisacquino. L'arco, il famoso arco di Viglia, anche questa casa rimasta antica. Vedete che sono belli i portali
antiche di Bisacquino. Queste sono le famose toppe. Qua c'è una delle grosse chiavi. Ora, allora, tipo, per fare in modo tipo che una chiave non aprisse un'altra, i Fabio Ferrari avevano una tecnica per cui tipo, sapete, ci sono tipo dove si gira dei lunghi ferri. Allora tipo l'accorciavano, allungavano per fare in modo tipo che ogni chiave differisse dall'altra, ma poteva pure capitare che una chiave aprivano anche un'altra casa. Vediamo, tutte queste cose non erano tutte case che facevano parte del Palazzo Occhi Pinti. Allora, qua adesso siamo nel famoso arco di Via Mancuso. Veramente molto bello da vedere. La caratteristica importante di questo quartiere sono i cortili. Perché qui ci trovate dei cortili molto belli, caratteristici. Però diciamo, qua ci muoviamo sempre nel cuore del periodo medievale e rinascimentale, quindi qua siamo intorno a partire dal 1300. Periodo borbonico di più, quindi, perché il paese poi cominciò ad allargarsi intorno al 1500. Ci fu anche la visita a Bisacquino dell'imperatore Carlo V, quando andò a Corleone, pure che nominò come una città indipendente. Qua c'è un cortile, vedete che bello questo cortile, la scalinata dell'arco. E adesso entreremo in un altro cortile piccolino, che non è proprio un cortile, è un vicolo. Vedete, c'è questo bellissimo angolo. E da qui andiamo a finire nella parte esterna dell'arco. Qua c'è il cortile che a me piace più di tutto a Bisacquino. Bellissimo. Proprio si scende, vedete? Questo è il cortile per me più bello. Prima era fatto tutto in pietra, ora è stato asfaltato in pietra, era molto più bello. Però a me mi è sempre piaciuto questo cortile. E qua c'è la bellissima immagine della Madonna del Bardo. Qua storicamente vi era una bottega dove realizzavano i coltelli di Bisacquino. Sapete che la storia dei coltelli di Bisacquino ha così una storia molto lunga. Addirittura i coltelli di Bisacquino furono usati durante la guerra dei Vespri siciliani, quando i francesi furono costretti ad abbandonare la Sicilia e mantennero il regno così in Campania, gli Angioini. E in Sicilia arrivarono gli Aragonesi. E da qua vedete la bellezza di questo arco. Che abbiamo visto poco fa, ora adesso lo vediamo.
Adesso non so come dobbiamo concludere. Adesso vi dicevo, vi porto a vedere il labirinto. Il labirinto del Bisacchino. Siamo già nel quartiere di San Francesco di Paola, dove è nato il regista Frank Capra. Adesso vi porto a vedere il labirinto di Bisacchino. Intanto ammiriamo la cupola da lontano. Sapete, fu costruita la cupola nel 1000, cioè quando fu progettata la chiesa madre, nel progetto c'era messa pure la cupola. Questo progetto fu fatto da un monaco della chiesa madre che si chiamava Rizzo. Però siccome i soldi finirono, non fu possibile costruire la cupola. Poi i decani successivi la volevano costruire, però non avevano. Per esempio, il decano Scavuotto parla sempre della costruzione di questa cupola, però non avrebbero, non c'erano le condizioni economiche per poterla costruire. Il decano Bacile nel 1930 volle invece, così si convinse di costruire la cupola le sue proprietà anche per la sua casa per fare costruire questa cupola. Vedete che è una delle cupole più grandi del mondo, la cupola di Bisacchino. È di scuola palermitana, però è veramente un capolavoro. Allora, siccome ci sono problemi di connessione, quindi interrompiamo la trasmissione, però prima di interromperla, spero che ci riusciamo a farvi vedere il labirinto. Allora, cominciamo da qui. Vedete, qua c'è una strada che sale, poi c'è la cupola, qua c'è un'altra strada e qua c'è un'altra strada. Adesso saliamo questa scalinata. E troviamo altre strade uguali a quelle che abbiamo visto poco fa. Qua c'è una strada, qua un'altra strada che sale e qua un'altra strada. Allora andiamo nel labirinto. Vedete, è molto bella questo angolo qua salutiamo Michele Tortorici che ha vissuto in questa strada. Non so se è andato qui, ma comunque è molto legato. Qui vi aprito pure il canonico Dazio, e fu per molti anni rettore del santuario della Madonna del Bardo. Qua vedete, e qua ci sono altre tre strade, una, due e tre. Continuiamo a salire il labirinto. E abbiamo altre tre strade. Una, due e tre. Adesso se non stacca il collegamento perché abbiamo problemi di connessione, vedremo il bellissimo arco della salita Oddo. È la salita Oddo. E poi andremo con il labirinto. Anche se però qua vi è l'arco della salita Oddo. Vedete che bello.
Dove è un'edicola, ma nevicata della Madonna del Balzo. Continuiamo con il labirinto, sperando che la connessione duri. Quindi eravamo rimasti qua. Adesso continuiamo la salita del labirinto. Ci abbiamo indotto il labirinto perché era necessario vedere la bellezza del... E qua siamo già vicino alla chiesa di San Francesco di Paolo. Qua sono i luoghi dove giocava questi sono i luoghi dove giocava Fencap. È bello questo cortile, no. C'è qua la strada del... la strada del labirinto e continuiamo con, siamo arrivati già alla conclusione del labirinto. E qui sono i luoghi dove giocava Fencapra fino all'età di 6 anni, quando emigrò negli Stati Uniti. Sapete, ha fatto dei film meravigliosi come regista, come La vita è meravigliosa, Angeli con le pistole. E qua finisce il labirinto. E siamo nella via Santo Cono. E qua, in questo posto, vi era prima una fontana famosa perché si diceva che c'era, vi sorgesse dell'acqua miracolosa. Poi è stata messa sotto, ma la fontana di Santo Cono, perché siamo nella via di Santo Cono. Adesso vedremo la bellissima facciata di San Francesco di Paolo, della chiesa di San Francesco di Paolo. La chiesa di San Francesco di Paola fu costruita nel 1799 dal canonico Bartolomeo del Giorgio. Qua c'è Santo Cono. Vi racconto tutta la storia di questa via. Qua, ora vediamo se è 1699 o 1699, che non me lo ricordo. Qua c'è la chiesa di San Francesco d'Assisi, la bellissima chiesa di San Francesco da Di Paolo. Ci troviamo una data. Ok, infatti, 1883, quindi 1799 fu costruita la chiesa. La pavimentazione 1883, ma la chiesa fu costruita... Questa chiesa è importante, soprattutto per il campanile più grande di Bisacquina. Per far costruire questo campanile, il canonico Oddo, che è visto nel 1900, inizio del 1900, si indebitò così assai che fallì. Si ci potrebbe dedicare questa strada, in effetti, perché... Però ha lasciato alla... perché lui abitava in questo quartiere, nella salita Oddo, ha lasciato agli abitanti del suo quartiere questo bellissimo capolavoro. Guardate che c'è qua. Il più grande campanile di Bisacquina. Forse non gli dedicarono questa strada perché già c'era la salita Oddo, che per dove abitava la sua famiglia. Che abbiamo visto poco fa dove c'era l'arco. E questo è il bellissimo campanile di
San Francesco di Paola. Bene, adesso noi andremo a vedere la casa dove è nato Frangio Capra. Poi, se la connessione dura, Vediamo ancora la bellezza della chiesa di Allora, andiamo da qui la chiesa, bellissima, campanile. E se andiamo ora a visitare la casa dove nacque Frangio Capra. Vi dicevo che tra i libri, tra i film di Frangio Capra, Accadde una notte, Angeli con le pistole, tutti i film di Frangio Capra possiamo dire dove viene rappresentato il sogno americano. Là già siamo nella casa di Frangio Capra, che adesso riprendiamo. Poi vedremo se possiamo, poi vediamo se la connessione dura, se possiamo andare a... Allora, qui se possiamo andare a vedere la parte più bella di Pisa, quindi la parte panoramica. Allora, questa è la casa dove nacque Frangio Capra. Qua c'è la scritta e questa è la casa di Frangio Capra. Ora è stata normalmente modificata, aggiustata, più ingrandita, però lui nacque qui. È venuto Frangio Capra a visitare a Bisacchino, è venuto a Bisacchino nel 1978. C'è un po' di buio qua perché già siamo, però adesso vediamo se possiamo riprendere il paese che si vede bene. Allora giro la telecamera così vedete, ancora potete vedere un po' il paese. Qua c'è un cortile grazioso ed è bello questo cortile piccolino, ragazzi. Anche questa scalinata è caratteristica. Qua d'inverno, quando scende la lavina, guardate che cazzo è questa scalinata. Poi giro l'acqua nuova, qualche giorno abbiamo la possibilità. Qua c'è una bella edicola maiolicata. Sono molto diverse le edicole maiolicate del mondo del Balzo, ma tutte belle. Non so se riuscite a vedere. Allora, qualche volta vi dicevo, poi entreremo nel cuore del paese dove ci sono le sorgenti da dove nasce il fiume Ebruca, che si trovano nel cuore dell'Acqua Nuova. Si chiama Acqua Nuova perché tipo è stata trovata, tipo perché poi è stata costruita una casa dell'Acqua Nuova, però si potrebbe chiamare pure Acqua Vecchia perché tipo là ci sono le sorgenti da cui prende il nome il paese, da cui nacque il paese perché... E qua vedete che bello questo angolo di qua, non so se riuscite a vederlo. Comunque scendiamo e lo vediamo nella sua bellezza. Molto bella questa edicola maiolicata. Qua è stata trafugata tipo negli anni 70, forse un'immagine della Madonna, e poi ci hanno messo la bara. Ci vorrebbe una bella immaginetta messa qua. Visto che abbiamo molte persone che a Bisacchino lavorano con la ceramica, sarebbe bello fare un regalo al paese, mettendoci una bella, perché questa è solo una
Questa è solo una fotografia, ma sarebbe bello metterci una bella edicola maiolicata, visto che è molto antica questa cappellina. Qua vedete la salita Reina. Si vede questa campanile di San Francesco di Paolo. Allora, adesso andiamo a vedere un'altra bellissima scalinata, sembra antica, che ci proietterà. Io qua nel mio racconto romantico a Besacchino ci ho messo che ci sono delle persone che salgono, siccome pioveva, si riparano sotto una scalinata d'arco. Allora, siamo per arrivare al Mundarozzo, si chiama Besacchino, tipo perché tipo si vede tutto il paese. Qua però c'è una scalinata molto bella. Guardate cosa c'è qua. Devo dire una cosa, che effettivamamente prima, quando facevo delle riprese a Besacchino, quando non si faceva ancora l'indifferenziata, nemmeno era bello fare delle riprese con tutti quei, guarda, adesso invece che tutti quei bidoni messi, adesso invece che non ci sono più, è veramente molto molto caratteristico. Guardate qua, cioè. E adesso andiamo a vedere la parte più bella di Bisacquino, la parte panoramica. Allora, adesso andiamo a vedere la parte panoramica di Bisacquino, la parte più bella del paese. Vedete delle immagini spettacolari. E poi vediamo se. Allora, dicevo, adesso siamo già qua a vedere Bisacquino, i tetti di Bisacquino. Per quello che si vede, perché c'è buio stasera. La cupola. San Francesco di Paolo, la chiesa abbiamo visto poco fa. La scuola della ragioneria. Qua c'è dove viene la sorgente dell'Acqua Nuova. Qua si sono i tetti, non so se riuscite a vederli, tetti di Bisacquino. E la cupa. Vabbè, adesso direi che questo qua è il famoso Mundarozzo, dove si dice. Qua per l'8 dicembre vengono bruciati i pupi di paglia. Qua vediamo ancora il paese, non so se riuscite a vederlo bene. San Francesco di Paola, quartiere di San Francesco di Paola, quartiere Mantonello, poi qua siamo Sant'Antonio Carmine, San Vito. Ah, fortuna. Allora, per fortuna la connessione ancora continua, quindi scendiamo dal canalicchio.
fontana dell'Acqua Nuova. Paesi tetti di Bisacquino. E allora adesso siamo nella caratteristica discesa di Via Gallo, molto bella veramente. E qua siamo già vicino al Canalicchio, sopra la piazza Giona, il cuore del centro storico di Bisacquino. Adesso vedremo il posto dove nasce il fiume Bruca con la sorgente dell'Acqua Nuova. L'acqua è stata canalata, però nasce qua perché questo posto si chiama... Tipo perché qua io ci sono entrato certe volte, là sotto ci sono dei tunnel dove passano tipo dove passa il fiume. E qua è l'Acqua Nuova, questa è la sorgente, questa è la seconda, la sorgente più antica, proprio la sorgente del Canalicchio. E qua c'è, nasce l'acqua, qua c'è una sorgente d'acqua grandissima. E l'altra si trova nell'Acqua Nuova, che però non ci andiamo a visitarla perché è tanto. Allora, vediamo una panoramica della salita a Gallo, della discesa a Gallo, vedete che bella. Allora adesso noi andiamo... Ciao Pip! Ciao, sta bene, che non hai conosciuto. A posto! Ti sta facendo un giro? In diretta siamo! Hai visto certe cose che hai pubblicato tu paese? Tessate. Abbiamo un falegname del Bisacquino, la cui famiglia è famosa a Bisacquino perché ha partecipato alla costruzione dell'urna, la famiglia Naro. Ha partecipato alla costruzione dell'urna, assieme alla famiglia Guarino, di Venanzio Guarino. Però la famiglia Naro è pure importante a Bisacquino perché aveva due forni, risulta nel 1900. E quindi tipo è importante per te. Ci sono dei documenti dove si parla di questi, erano quattro forni e due appartenevano alla famiglia Naro. Però la famiglia Naro qua nel cuore dell'Acqua Nuova ha molte botteghe di falegnameria. Sì. Guarino Venanzio, ok. Sì, infatti l'avete tutti qua, sì. E l'urna sarà stata costruita qua. L'urna della Chiesa Madre, che è caratteristica ed è molto bella, sì, della maestranza di Bisacquino. Ok, una buona serata, ciao. E siamo qua al Canalicchio. Questa casa è importante, la casa più importante di Bisacquino, perché ci sono nato io, quindi io sono nato proprio in questa casa nel 1966. Qua salutiamo gli amici della Discovery Bisacquino che abitano qui, Gillian Tapping, marito, mi ricordo come si chiama. Questa è la casa dove sono nato io. Qua vi era questo posto è famoso perché qui qua vi è un frantoio antico ancora, dove all'interno ci sono due macine. Di quelle quando tipo con i muli tipo giravano per macinare le olive. Di queste pietre conosco ognuno il posto dove si trovava, perché qui ci giocavo, si trova perché qui quando tutta la mia infanzia l'ho trascorsa qui, in questa casa costruita sulla roccia, che è ancora di mia proprietà.
Allora, la famiglia di Vincenzi. Qua nacquero il decano Don Calogero di Vincenzi e il decano Don Lino di Vincenzi. Allora, qua siamo già. Qua è via Savoca, Palazzo Savoca. E siamo arrivati in via Piave. Da via Piave siamo già in piazza. Vediamo se possiamo fare qualche ripresa della piazza e concludiamo. Qua c'è un'altra bella edicola della Madonna del Balzo. Questa mi pare che i mosaici furono donati dal signor Giuseppe Lombino. Allora, siamo già in piazza. E poco fa parlavamo dei forni. Il forno più antico di Bisacquino nacque nella strada parallela a questa. Si chiama, per questo prende il nome di Vicolo Forno Antico. Però già. Dicevo, questa zona abbiamo attraversato per ultimo, siamo sempre nel periodo rinascimentale. Bene, allora siamo già arrivati in piazza, facciamo una ripresa della piazza per le persone che sono lontane, che so che hanno sempre nostalgia di Bisacquino, mi arrivano molti messaggi di persone, mi dicono riprendi ogni tanto la piazza e il paese. E così abbiamo fatto per fare contenti. Qua anticamente vi era la chiesa dell'ospedale, chiesa importante perché tipo la chiesa vi era la congregazione dei bianchi, da cui sorsero i famosi Beati Paoli. Alla Vedova Matrice, chiesa madre, alla piazza, poche persone stasera. No, poche persone, nessuno.